Buonasera a tutti, ciao a tutti, tutti coloro che seguono la pagina Facebook Antroposofia e Scienza dello Spirito. E, siamo qui stasera per parlare dell'albero di Natale dal punto di vista antroposofico e del mistero dei tarocchi. Qui a fianco a me potete vedere questo albero di Natale adornato con i simboli che Rudolf Steiner stesso ha dato per l'origine esoterica diciamo, di quello che è il simbolo stesso dell'albero di Natale. Questi simboli che sono stati intagliati nel legno sono disponibili attraverso la pagina Opera Omnia Online in un set completo e li potrete trovare e richiedere alla pagina che è diciamo, gestita da Antonio Passarelli. I simboli dell'albero di Natale sono completi, quindi nel set sono presenti i simboli dei misteri che costituiscono la croce centrale, quelli dei pianeti che costituiscono la sinusoide che passa attraverso la croce e i simboli zodiacali che invece sono posti a cerchio intorno ai simboli dei pianeti e dei misteri. Quindi di conseguenza è un set completo e potete poi dipingerlo come volete, quindi è un'idea carina per poter vivere anche a casa vostra che cosa significa il simbolo dell'albero di Natale. Passiamo dunque più da vicino all'argomento del nostro seminario di stasera. Principalmente l'argomento che ci interessa affrontare è come l'albero di Natale racchiude in sé l'immagine paradisiaca da un lato dell'albero della vita e dall'altro dell'albero della conoscenza del bene e del male. Nell'albero di Natale, infatti, sono riuniti contemporaneamente questi due alberi e questi due alberi sono intessuti nella simbologia stessa dell'albero di Natale che viene rivelata appunto da Rudolf Steiner con i simboli dell'albero di Natale. Ora, Steiner, in una sua conferenza tenuta a Berlino il 17 dicembre del 1906, introduce così i simboli natalizi. Così, nel significato della festa del Natale, noi sentiamo un'eco delle feste più antiche dell'umanità. E questa eco ci è stata tramandata particolarmente nella sfumatura del rito cristiano. Nei suoi simboli noi ritroviamo le immagini simboliche dell'umanità più antica. Anche l'albero, coi suoi lumini, è uno di questi simboli. È il simbolo dell'albero del paradiso. Il paradiso rappresenta l'insieme della natura materiale. E in essa la rappresentazione della natura spirituale è data dall'albero della conoscenza e dall'albero della vita. Sono dunque riuniti insieme. Questa riunione dell'albero della vita e dell'albero della conoscenza viene narrata in una leggenda che si ritrova, diciamo, in diversi testi apocrifi che trattano di altre, diciamo, narrazioni. Della Bibbia, della Genesi, e in particolare si ritrova nella Leggenda Aurea di Jacopo da Varagine, che raccoglie tutte queste antiche leggende apocrife e le trasforma in una narrazione. Questa narrazione in particolare racconta di come l'albero della vita sia unito e intrecciato all'albero della conoscenza del bene e del male. Quelli che nel paradiso per Adamo ed Eva erano due alberi distinti diventano poi infine un albero unico. C'è una leggenda che rende mirabilmente il significato dell'albero della conoscenza e dell'albero della vita. Set sta davanti alla porta del paradiso e chiede di entrare. Il cherubino che sta a guardia dell'ingresso lo fa entrare. Questo è il simbolo dell'iniziazione. Quando dunque Set fu nel paradiso, trovò che l'albero della conoscenza e l'albero della vita erano strettamente intrecciati tra loro. L'arcangelo Michele, che stava innanzi a Dio, gli concedette di prendere tre semi di questo albero intrecciato. Questo albero accenna profeticamente all'avvenire dell'umanità, quando tutta quanta l'umanità sarà allora iniziata, quando avrà conseguito la conoscenza e allora vi sarà ormai solo l'albero della vita. E la morte non esisterà più. Per il momento, però, solo all'iniziato è lecito prendere da quest'albero tre semi, il
i tre granelli che significano i tre elementi superiori dell'uomo. Set dunque è il terzo figlio che viene dato ad Adamo ed Eva, Caino, Abele e poi Set. All'uccisione, al momento dell'uccisione di Abele da parte di Caino, Abele viene sostituito da Set, e Set in un certo senso è un prefiguratore delle possibilità future dell'umanità, in quanto gli viene concesso, come appunto Steiner ci ha raccontato e proseguiremo poi con la leggenda, che è stato in grado di ritornare nell'Eden, nel paradiso terrestre, e lì vedere che quelli che erano due alberi distinti, l'albero della vita e l'albero della conoscenza, sono intrecciati in un unico albero, che appunto è il nostro albero di Natale. Di conseguenza, noi possiamo immaginare uno dei due alberi l'albero della vita per la precisione, che in altre leggende esoteriche viene chiamata la colonna Yakin, cioè quella colonna che racconta della discesa dell'uomo dai mondi sovrasensibili nella realtà materiale. È la colonna del Tempio di Salomone Yakin e racconta appunto di questo movimento di discesa dallo spirito nella materia. Dall'altro lato, polarmente opposto, ritroviamo un altro albero. L'albero della conoscenza del bene e del male. Questo albero, quindi, che è polare rispetto all'albero della vita, è un albero in cui si risale dalla materialità verso lo spirituale. Per questo possiamo chiamarla anche la colonna Boaz del Tempio di Salomone. Di conseguenza, quello che avviene, il dramma che si svolge nel paradiso terrestre, nell'Eden, avviene proprio tra l'albero della vita e l'albero della conoscenza, avviene in questo scenario, a metà tra i due. In questo che al momento è ancora vuoto, è ancora uno spazio che verrà poi colmato da quelli che sono effettivamente l'unione dei due alberi, dell'albero della vita e della conoscenza. Possiamo immaginare quindi che nel corso del tempo, dopo la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso, questi due alberi si siano uniti al centro, che qui immaginativamente rappresentiamo come l'intreccio delle radici. L'albero della vita è quell'albero che rende Adamo ed Eva compartecipi della vita divina, quindi tutt'uno col fluire della vita divina, della vita data dal mondo spirituale e in particolare da quelli che sono gli Elohim. Gli Elohim che vengono rappresentati anche col simbolo dell'occhio onniveggente, che è appunto l'occhio della coscienza, l'occhio della coscienza divina, che inizialmente compenetra completamente quello che è l'albero della vita.
Qui gli Elohim sono ancora tutt'uno con la vita dell'uomo. Gli Elohim sono anche coloro che, attraverso un sacrificio, donano l'io all'uomo. L'io è una goccia della coscienza degli Elohim. Adamo ed Eva, finché mangiano del frutto dell'albero della vita, sono ancora tutt'uno con questo fluire della vita. È il sole, detto da un altro punto di vista, è il sole, le forze solari che entrano potentemente nella terra, in quello che è le forze terrestri. Ora avviene che sull'altro albero vi è un essere, e questo essere è il serpente, il cosiddetto serpente, che alberga nell'albero della conoscenza. Il serpente è Lucifero. È Lucifero che tenta Adamo ed Eva a mangiare del frutto dell'albero della conoscenza. Un frutto che gli era stato proibito di mangiare da parte dell'Elohim della Luna, Geova, che durante l'era lemurica, che appunto è l'era in cui abbiamo Adamo ed Eva, in cui la Genesi ambienta il racconto di Adamo ed Eva, impedisce di mangiare di questo frutto poiché è ancora troppo presto e l'umanità deve essere ancora unita a questo cordone ombelicale che li unisce a questa vita divina, li nutre e progressivamente porta quello che è un io divino a divenire un io umano. Una volta però che Eva, che è la parte più evoluta dell'umanità dell'epoca, quindi è quella parte dell'anima, la parte astrale, che può accogliere questo elemento anticipatore, che è il frutto della conoscenza del bene e del male, lo accoglie in sé, in quel momento, quello che avviene è che la vita divina è come se ritornasse alla sua origine, è come se l'uomo venisse tagliato via dalla vita divina, non compartecipa più del mangiare del frutto dell'albero della vita. Quindi l'uomo in qualche modo si distacca dal fluire della vita divina che discende dagli dèi, che discende dagli Elohim. Questo momento è il momento che prelude successivamente a La possibilità dell'ingresso della morte nella vita di Adamo ed Eva, e questo evento della morte avviene con l'uccisione di Abele da parte di Caino. Questo momento, che è un momento in cui questa dualità, da un lato della vita che è rappresentata diciamo dall'essere Abele, che è tutt'uno ancora con la vita degli dèi, che serve in qualche modo gli dèi, è una forma di sacerdozio, e dall'altra parte è quello di Caino, che invece è un lavoratore della terra, è colui che trae l'elemento vegetale dal minerale, è un trasformatore di quanto Dio ha creato. Si scontrano, l'elemento della vita si scontra con l'elemento della conoscenza, e l'elemento della conoscenza in quel momento porta alla morte nella vita, cioè Abele viene ucciso da Caino. Set dunque è un essere che viene dato in sostituzione di Abele, e questo essere ha delle caratteristiche che in un certo senso uniscono già la vita alla conoscenza. Se vogliamo, detto da un certo punto di vista, noi possiamo dire che quanto sta, che ancora non vediamo, al centro di questa immaginazione è da un lato la conoscenza della vita e dall'altro è la vita della conoscenza. La scienza dello spirito antroposofica ci permette proprio di
unire questi due opposti e vedere che cosa ci sia in effetti al centro, questo terzo albero che Seth vede ritornando nel paradiso terrestre. Poi vedremo ancora la narrazione. Di conseguenza possiamo cominciare a inserire i simboli dei misteri dell'albero di Natale, come Steiner ce li indica. Il primo simbolo dei misteri che inseriamo è il quadrato. Il quadrato rappresenta la quadruplicità che qui abbiamo messo in comunicazione con il simbolo della Terra, quindi che è legato alla sfera terrestre. La quadruplicità sono i quattro corpi, sono in particolare, detto più specificatamente, sono il corpo fisico, eterico, astrale e l'io. L'io che non è un vero e proprio corpo, ma è un principio spirituale. Quindi di conseguenza questa è la quadruplice costituzione occulta dell'uomo, è quello che è l'uomo nel suo essere terrestre. Al di sopra del quadrato troviamo quella che è una sorta di dimensione spirituale degli Elohim nell'uomo, e quindi il triangolo. Il triangolo che appunto richiama al triangolo dell'occhio onniveggente, che appunto sono, è la coscienza solare degli Elohim, la ritroviamo come i tre arti spirituali dell'uomo. Questi tre arti spirituali sono stati menzionati prima da Seth, che vengono colti come seme di questo albero posto al centro, e sono i tre arti spirituali che derivano dalla trasformazione dei corpi operata dall'io. Abbiamo il sé spirituale, o manas, che è il corpo astrale trasformato, lo spirito vitale, o Budi, che è il corpo eterico trasformato, e l'Atma, o uomo spirito, che è il corpo fisico trasformato, quindi compenetrati dall'io, diventano un principio superiore, che è già in potenza, in nuce, l'abbiamo visto, perché comunque l'io fondamentalmente è un dono degli dèi, è un dono degli Elohim, e allo stesso tempo vengono tratti dall'esperienza di coscienza e conoscenza della materialità. Il simbolo che viene posto sopra al triangolo è un simbolo molto particolare. È l'unione di due lettere greche, della Tau, che è una T, e della R greca, la Rho, che è come, fatta come una T. Questo simbolo è quello che è, diciamo, al centro di quella che poi vedremo essere la croce dei misteri, è proprio il mistero dei tarocchi, è quello che andremo principalmente, diciamo, a indagare con questa immagine. Il mistero dei tarocchi, Steiner lo lega a un'antica conoscenza chiaroveggente che viene ereditata dai primordi dell'umanità, quindi già in effetti dall'epoca lemurica, poi passando all'era atlantidea e poi ancora nell'epoca post-atlantidea, e giunge in una forma chiamata libro di Thoth, quindi il libro del dio egizio Thoth, Mercurio o Ermete, nella forma delle lame dei tarocchi. Quindi le lame dei tarocchi sono in effetti qualcosa che appartiene alla cultura egizia, che viene trasferito man mano di epoca in epoca e che deriva dai primordi dell'umanità. Viene posta al centro di questa croce, al centro di questa croce dove da un lato abbiamo la lettera A e dall'altro abbiamo la lettera O, o meglio alfa e omega. Alfa e omega che sono a loro volta in relazione al movimento che abbiamo visto prima, di discesa dallo spirituale verso il materiale nella colonna Yakin, e quindi il nostro alfa, la vita che fluisce dall'unità verso spirituale, verso la molteplicità della materia, e dall'altro la risalita lungo
Boaz, quindi la colonna della risalita dalla materialità verso l'unità nello spirito, ed è il nostro Omega. Il rispecchiamento che c'è da Alfa a Omega è proprio quello che viene sostenuto anche appunto come un io sono, l'Alfa e l'Omega, dal Cristo, e che indica che c'è un'unità che passa dall'inizio alla fine e che comprende l'eternità. L'eternità dove gli Elohim, in cui gli Elohim hanno fondamentalmente il loro centro di coscienza, quindi perpetuamente coscienti che l'inizio e la fine sono uno. Questo, il mistero del quale i tarocchi sono al centro, è appunto legato al mistero dell'Alfa e dell'Omega. Ma vediamo ancora come sono composte gli ultimi due simboli posti nella croce dei misteri. Al di sopra del simbolo dei tarocchi, quindi questa unione di questa Tao e di questa Ro, abbiamo un simbolo che viene chiamato il Tau, che a sua volta può essere anche un Ankh egizio, quindi è una T, sempre una Tau, sormontata da un circolo. Questo simbolo è qualcosa che noi dobbiamo vedere al di sopra di quello che i tarocchi rappresentano nell'Alfa e nell'Omega. È questa coscienza di cui parliamo, di cui gli Elohim albergano costantemente, che è la coscienza della parola spirito, ovvero gli Elohim, che sono la gerarchia del Sole, come abbiamo visto, che possiedono l'Io, fondamentalmente loro sono l'Io stesso dei pianeti che formano il macrocosmo, e hanno il loro centro nel Sole. Questi esseri sono continuamente compartecipi del risuonare della parola spirito, ovvero del fatto che il Logos creatore dallo zodiaco ha creato tutti i mondi. Quindi in una forma di emanazione ha dall'alto, dallo zodiaco, emanato tutte le sfere planetarie successive e le ha compenetrate con questo suono, che è il suono contemporaneamente di tutta la creazione, che è chiamato per esempio da Pitagora anche l'armonia delle sfere. Questo ci ricorda un tempo ancora precedente di quello egizio, appunto l'era atlantidea, in cui gli atlantidei percepivano l'atmosfera, nell'atmosfera terrestre che era tutt'uno tra aria e acqua, quindi era un fluido che era non distinguibile tra aria e acqua, questo risuonare, questa eco della parola spirito stessa. Gli atlantidei dunque percepivano questa vibrazione del corpo eterico nella natura stessa, e la parola creatrice era qualcosa che per loro era vivente, che gli insegnava le leggi sotto le quali dovevano vivere e gli venivano comunicate spontaneamente dalla natura stessa. Al di sopra del Tao atlantideo sta un altro simbolo. Questo simbolo è la stella a cinque punte, la stella dell'uomo, che è da un lato il corpo eterico, che abbiamo detto ricevere la parola spirito, il Tao degli atlantidei, e quindi in un certo senso la voce degli Elohim, e dall'altro è il pentagramma che rappresenta l'uomo. L'uomo, se posto con le braccia aperte, le gambe aperte, con la testa forma proprio il pentagramma. E nell'antico Sole, quando viene formato il germe del corpo eterico, questo ha una forma a pentagramma. Quindi di conseguenza quello che è avvenuto nel passaggio tra Yakin, l'albero della vita, e poi Boaz, l'albero della conoscenza, è il fatto che questo pentagramma, che nella natura solare era tutt'uno con la natura solare, viene in qualche modo man mano a decadere nella materia. E questo è il simbolo del pentagramma rovesciato. Quindi è un simbolo di caduta, è l'uomo dopo la cacciata dal paradiso, è l'uomo che decade dalla sua dimensione divina e si ritrova riverso con la testa nella materia.
la testa del capro, che da un punto di vista, diciamo, di questa inversione del pentagramma, viene simboleggiata proprio dalla caduta del pentagramma, questo pentagramma rovesciato, rappresenta il fatto che la materialità è sempre stata simboleggiata dal simbolo del capro, in particolare è l'inverso, diciamo, la parte infera del segno del capricorno, che appunto è legato, può diventare molto legato alla materialità. Questa caduta è la caduta dell'Adamo Eva, è la cacciata dal paradiso, è il simbolo della cacciata dal paradiso, e quindi per ritornare a questa condizione la stella deve recuperare il suo orientamento verso l'alto, come era in origine, ricordando sempre che l'origine e la fine sono lo stesso. Questo momento, diciamo, di culmine ascendente, l'abbiamo preso, diciamo, dal punto dei quattro corpi, triplice spirito, il simbolo dei tarocchi con l'alfa e omega, il Tao Atlantideo che ci ricorda di un antico passato dell'umanità, ma che allo stesso tempo è qualcosa che dovremmo riprendere nel futuro, e la restaurazione della condizione divina dell'umanità. Questo è chiamato in altre tradizioni la reintegrazione, il ritorno allo stato edenico dell'umanità nella sua completa potenza. Questa è una forma a croce, questi sette simboli formano appunto la croce dei misteri. Questi sono i misteri che appartengono propriamente all'evoluzione umana dal punto di vista dei corpi, dello spirito e di tutto quello che è il rapporto col divino, quindi con gli Elohim e con l'archetipo divino dell'umanità. Quello che avviene tra l'alfa e omega non è altro che il dispiegamento della sequenza dei tarocchi. Se noi andiamo a vedere il primo, diciamo, il primo degli arcani maggiori, il cosiddetto bagatto o mago, è posto in una certa posizione. Possiede una bacchetta che tiene in mano e osserva e guarda, e dall'altro lato ha le mani poste in una certa posizione. Questa posizione corrisponde a una lettera dell'alfabeto ebraico che è l'Aleph, che appunto è l'alfa. Quindi qui abbiamo il mago, il bagatto. Il primo degli arcani maggiori. Il mago è colui che davanti a sé ha un tavolo sul quale sono disposti i simboli dei quattro elementi, che sono i semi delle carte, dei numeri di quelle che sono le carte degli arcani minori, e dall'altro lato sono gli stessi semi che si ritrovano nelle carte da gioco. Di conseguenza abbiamo questo tavolo sul quale il mago, diciamo, sta come il suo tavolo di un esperimento, un suo tavolo dove prova e riprova le sue magie, e quindi è un apprendista mago di fatto, da un certo punto di vista. Sono i denari, che rappresentano la terra, e sono contemporaneamente il segno appunto dei denari, quindi il rombo dei denari, e i denari nel senso di monete, le coppe dell'acqua, che è rappresentato nelle carte da gioco dai cuori, che è appunto una coppa che riceve una certa acqua, un certo liquido, che è il sangue, una daga, quindi un coltello, che rappresenta le spade, che sono le picche delle carte da gioco e rappresenta l'elemento aereo, quindi l'elemento astrale, mentale, e poi infine i bastoni, che appunto il bastone stesso che regge, è questo scettro stesso che regge, che rappresenta l'elemento del fuoco ed è contemporaneamente i fiori nelle carte da gioco. Quindi abbiamo il fuoco, che sono i bastoni, che sono i fiori, l'aria, che sono le spade e sono le picche, l'acqua, che sono le coppe e i cuori, e la terra, che sono i denari. O diciamo, vengono chiamati anche pantacoli, sono comunque delle monete. Questi quattro elementi sono quelli che l'uomo ritrova quando, nel momento in cui dall'unità col divino, nella nostra discesa, Yakin, quindi nel momento in cui è tutt'uno con l'etere, gli eteri del sole, i quattro eteri, si ritrova dall'altra parte
nel mondo materiale, nel mondo degli elementi, e quindi si ritrova rovesciato e destituito in un certo senso, un apprendista mago, proprio nel mondo della materialità. E quindi qui abbiamo i quattro elementi. Una, diciamo, una quadruplicità, una doppia, un doppio dualismo. Questo è il tavolo del mago, e il tavolo del mago ha una forma corrispondente al quadrato, che sono anche quindi quattro corpi: l'io, l'astrale, l'eterico e il fisico. Quindi il mistero, diciamo, del mago è che è un personaggio che ha un'origine divina, quindi ha una connessione con la magia, una connessione con quello che è l'origine divina dell'umanità. Ma siccome si ritrova gli elementi al di fuori di sé, quindi come oggetto, quindi una divisione dualistica tra soggetto e oggetto, li ritrova come se fossero qualcosa che deve fare gli esperimenti per avere dimestichezza con questi, deve sperimentare, deve entrare nella sperimentazione della materia. Quindi il mago, fondamentalmente, o l'apprendista mago, o il bagatto, è colui che prova e riprova, è allo stesso tempo l'inizio di questo processo ed è contemporaneamente in nuce quello che sarà alla fine, quando i quattro elementi disposti nella loro originaria, diciamo, forma, daranno l'accesso attraverso l'uomo restaurato, quindi questo mago che sviluppa completamente il suo potenziale, quindi ritorna ad essere con la testa rivolta verso l'alto, verso gli Elohim, ritorna a quello che è l'unione di tutti gli elementi, la stella del macrocosmo, è l'esagramma. L'unione dei quattro elementi forma da un lato il numero 5, quindi è il 5 che supera il 4, il quaternario, e dall'altro fa accedere a questa dimensione originaria in cui gli elementi erano tutti un unicum, la quintessenza, che al contempo gli eteri cui fluivano nell'albero della vita. Quindi ritorna coscientemente, stavolta per mezzo delle forze dell'io, che agiscono, come abbiamo visto in un altro senso, trasformando i corpi inferiori, in questa ascesa. Ed è il superamento di questa conoscenza incompleta che è stata data dal serpente Lucifero. Ora, se osserviamo l'omega ha una forma essenzialmente che è riconducibile, come dice la parola stessa, a una O. L'omega è una O, è la O dell'alfabeto greco. E se noi osserviamo la sequenza degli arcani maggiori, noi abbiamo che dalla prima carta alla ventunesima, che è il mondo, quindi dal mago al mondo, noi abbiamo l'ultima carta che è inghirlandata, è una ghirlanda, che ha appunto una forma di una O schiacciata, di un ovale. Questo ovale, questa ghirlanda nel quale si trova questa figura femminile al centro che ha un bastone e una fiala, quindi qualcosa che ricorda il principio del fuoco, abbiamo detto i bastoni, e la fiala, la coppa, che ricorda invece il principio dell'acqua, i due opposti, è chiamata il mondo ed è una figura femminile, a differenza invece del mago che è una figura maschile. Questa figura femminile rappresenta appunto il compimento di questa operazione magica del mago nella creazione di un mondo, di un nuovo mondo, di un mondo che passa attraverso questo processo di caduta e risalita. Quindi la donna del mondo è esattamente, da un certo punto di vista, lo stesso del mago, ma portato a compimento, qualcosa che qui è in atto, qui scusate, è in potenza, passa all'atto e qui diventa un atto ultimato, completo. Tant'è vero che quello che circonda la donna del mondo sono i quattro elementi sotto forma degli animali apocalittici. Quindi abbiamo
In questo angolo abbiamo la terra, cioè il toro. Al di sopra abbiamo l'aria, che è rappresentata dall'angelo. Poi abbiamo l'aquila, che rappresenta lo scorpione, quindi l'acqua, e il leone, che rappresenta il fuoco. Da quello che era un tavolo quadrato sulla quale erano disposti i quattro elementi, passiamo a, se vogliamo, uno spazio rotondo, circolare, nel quale gli elementi sono disposti armonizzati. Non è più qualcosa che noi, come mago, elaboriamo e sperimentiamo con le mani, ma è qualcosa che è diventato vivente. Da degli oggetti abbiamo i bastoni, abbiamo le spade, abbiamo le coppe, abbiamo i denari, diventano i quattro viventi. Diventano il toro, l'aquila, l'angelo e il leone. Cioè sono degli esseri che gli è stata data, in un certo senso, in questa narrazione, gli è stata data, gli è stata infusa una vita, uno spirito. E per questo vengono chiamati, infatti, chayot in ebraico, che significa i viventi. Significa che da questa condizione nel quale l'uomo aveva perso il contatto con l'albero della vita, col frutto dell'albero della vita, si ritrova a riacquistarla per mezzo di uno sforzo di conoscenza. Una conoscenza che non uccide più la vita, come è avvenuto nella tentazione luciferica, ma è in grado di infondere una nuova vita negli oggetti, nelle cose, nei significati che vengono immessi al cuore delle cose. Quindi il mondo, la donna del mondo, abbiamo detto che ha un bastone e una coppa, che quindi sono i due elementi primordiali del fuoco, che vediamo qui, se vogliamo possiamo vederlo anche qui, e dell'acqua, che possiamo vedere qui, sono uniti in un'unica figura vivente. E questa figura vivente ha in sé la stessa stella degli Elohim, lo stesso compimento del macrocosmo entro il microcosmo. È qualcosa che in un certo senso trascende il microcosmo e lo unisce al macrocosmo. Quindi tutto il viaggio dei tarocchi, degli arcani maggiori in particolare, ma anche gli arcani minori sono implicati in questo, è un passaggio da qualcosa che è in un certo senso più umano, che sono i primi sette arcani maggiori, quindi dal primo al settimo, dal mago al carro, passando dalla giustizia alla temperanza, che sono la seconda serie di sette, e all'ultima serie di sette, dal diavolo, che appunto possiamo associare al nostro Lucifero, a il mondo, che è la vergine del mondo, è la Sofia, detta in altre parole, è l'aver formato un'immagine interiore del macrocosmo. Le tre serie di arcani maggiori sono 3x7, 21, e sono rappresentati nel nostro, diciamo, in quello che è la nostra rappresentazione simbolica dell'albero di Natale, dal triangolo. Sono il triplice spirito, detto in un altro modo. Sono l'io che entra nell'astrale e lo rende vivo, lo compenetra di coscienza degli Elohim, perché l'io è della stessa natura degli Elohim. Lo compenetra l'eterico di coscienza degli Elohim e compenetra il fisico della coscienza degli Elohim. Di conseguenza non sarà difficile vedere che i quattro elementi, fondamentalmente, quindi i numeri degli arcani minori, che sono, al posto che avere una configurazione a 3, quindi 3x7, hanno una configurazione a 4x10 più 4x4 figure, cosiddette carte di corte, sono in realtà riassunte nel nostro quadrato. Arcani minori, arcani maggiori, simbolo dei tarocchi. Primo degli arcani maggiori, che riassume in sé anche gli arcani minori, i numeri, 10 numeri dei bastoni, 10 numeri delle spade, 10 numeri delle coppe, 10 numeri dei denari.
e a loro volta anche le 4x4 carte di corte, fante, regina, re e cavaliere, che sono rappresentate dalla permutazione, dalla moltiplicazione degli elementi tra di loro. Quindi potremmo dire che, da un certo punto di vista, il fante rappresenta, per esempio il fante di denari rappresenta la terra della terra. E andando avanti, la regina di denari rappresenta invece l'acqua della terra. E il re di denari invece rappresenta l'aria della terra. E il cavaliere di denari rappresenta il fuoco della terra. Alcuni sistemi si possono scambiare il re e il cavaliere in modo che il cavaliere sia l'aria della terra, per esempio in questo caso, e il re è il fuoco della terra. Ma in questo senso, diciamo, non entriamo in questo ambito più specifico, che sarà invece il tema di un seminario dedicato interamente all'interpretazione antroposofica del viaggio iniziatico dei tarocchi, e che invece qui accenniamo solamente, è il fatto che gli arcani minori sono legati alla quadruplicità, al quaternario, e sono legati al quadrato, così come gli arcani maggiori sono legati al triangolo. Nella loro proprio stessa struttura si potrebbero vedere molto meglio se dispiegassimo qui davanti a noi i tarocchi, e diciamo questo, diciamo, per ragioni di spazio in questo momento non è possibile. Ma immaginativamente, se voi li avete, diciamo, almeno se avete un'immagine sotto mano degli arcani minori e in particolare poi degli arcani maggiori, potete vedere come tutto questo acquisisce una sostanza nelle immagini stesse degli arcani, quindi delle icone degli arcani maggiori e minori. Di conseguenza, che cosa sarà mai questo simbolo dei tarocchi in loro stessi? Questa T e questa Ro, da questo punto di vista. T, Ro. La T e la Ro sono quello che sta tra l'alfa e l'omega. Se noi apriamo, diciamo, il simbolo che unisce questo T, questa Tau e questa Ro, quindi TR, noi abbiamo questo. Nella T e nella R sono riunite come una sorta di monogramma le consonanti che insieme ad alfa e omega formano la parola tarot, cioè la parola stessa dei tarocchi. Tarot, quindi, se noi volessimo rappresentarlo dal punto di vista simbolico, lo potremmo vedere proprio come alfa, TR unite e la omega. Questo aspetto, diciamo, che entra nel merito, porta giustizia a quelli che sono davvero i tarocchi, è qualcosa che dispiega quanta saggezza sia contenuta effettivamente nel libro di Thoth, nel libro dei tarocchi, ci fa intuire come questo, diciamo, possa essere. Tutto lo svolgimento tra il mago e il mondo lo troviamo riassunto qui. E se noi passiamo in rassegna, diciamo, i 21 arcani, consideriamo il matto al di fuori, perché il matto è colui che attraversa le immagini degli arcani maggiori, quindi che sperimenta ogni singola condizione, quindi è il numero 0, non ha un numero, è al di fuori, è, diciamo, il matto è qui. Il matto è tutt'uno con la vita degli dèi ancora, e deve ancora fare questo passo nel mago. Sostanzialmente, se noi consideriamo dalla carta numero 2, la papessa, fino alla carta del giudizio, che è appunto la numero 20, quindi prima del mondo, noi lo troviamo riassunto qui, nella T e nella Ro. Quindi, siccome il viaggio iniziatico dei tarocchi è un viaggio che descrive la vita, ovvero il viaggio della vita e della conoscenza, noi possiamo dire che i tarocchi sono in effetti
quello che gli antichi chiamavano anche il libro della vita. I tarocchi e il loro legame poi con la divinazione, che poi è una forma di degenerazione, diciamo, la cartomanzia di quello che è questo aspetto sacrale del tarot, è legato al fatto che descrivono tutti i passaggi della vita. Questi passaggi della vita, questi stadi della vita, dello sviluppo della vita, che è sia la vita di tutti i giorni, ma anche la vita del, diciamo, il percorso della vita iniziatica, è contenuta nel percorso dei tarocchi. E i tarocchi descrivono appunto un viaggio iniziatico. Questo viaggio iniziatico che è al cuore del simbolo dell'albero di Natale, cioè di quell'albero che unisce la vita alla conoscenza. Leggiamo ora ancora quanto Steiner dice dell'unione dell'albero della vita e della conoscenza. Siamo rimasti che all'iniziato è lecito prendere da quest'albero tre semi, tre granelli, che significano i tre elementi superiori dell'uomo, il nostro triangolo, il triplice spirito. Alla morte di Adamo, Set gli mise nella bocca quei tre granelli e da essi germogliò un roveto ardente che aveva una virtù speciale. Dal legno che se ne tagliava germogliavano sempre gemme nuove e verdi foglie. Ma nel roveto ardente stava scritto: io sono colui che fu, colui che è e colui che sarà. Ossia, ciò che attraversa tutte le incarnazioni, la forza dell'uomo che sempre si rinnova e diviene, dell'uomo che dalla luce discende nelle tenebre e dalle tenebre ascende alla luce. È il percorso che abbiamo descritto fino adesso. La verga con cui Mosè compì i suoi miracoli è intagliata nel legno del roveto. La porta del Tempio di Salomone è fatta con questo stesso legno, che fu trasportato nelle acque dello stagno di Betesda, e ne ricevette la virtù di cui la leggenda ci narra. Del medesimo legno è fatta la croce del Cristo Gesù, quella croce che ci mostra che la vita convertita in morte ha in sé la forza di generare nuova vita. Quanto abbiamo detto appunto del passaggio tra gli elementi come oggetti, come gli arcani minori, e i viventi che sono a completamento nel mondo, negli arcani maggiori. Nella croce ci sta davanti il simbolo stesso del mondo, la vita che vince la morte. Il legno di questa croce è germogliato dai tre semi dell'albero del paradiso. Anche nella rosa croce, che possiamo vedere qui, è espresso questo simbolo. È espressa la morte di ciò che è nell'uomo è inferiore. Siamo nuovamente qui. E il risveglio che ne deriva dell'uomo superiore. È espresso in quello che Goethe coniò poeticamente in queste parole. E fino a tanto che non sei padrone di questa verità, muori e diventa. Non sei che un offuscato ospite sopra l'oscura terra. Ovvero non sei che l'uomo che ancora è caduto e vive nel suo stato di caduta. Qual mirabile rapporto fra l'albero del paradiso e il legno della croce. Anche se la croce è un simbolo pasquale, essa ci svela il segreto per immergerci nell'atmosfera natalizia. Sentiamo così l'idea del Cristo fluire in noi, nella notte della Natività, come una nuova sorgente di vita. Le vivide rose che adornano l'albero di Natale ci dicono che se anche esso non è ancora diventato il legno della croce, la forza necessaria per diventarlo comincia a ricevere, a Natale, il primo impulso all'ascesa. Le rose che germogliano dal verde sono un simbolo dell'imperituro che si genera dall'effimero. Questo è un altro modo per raccontare quanto abbiamo descritto. E in particolare ci riporta al fatto che l'unione della Tao e della Ro, quindi nel tarocco, quello che abbiamo dispiegato nel tarot, è in realtà una croce. La croce Tau è un'antica forma di croce, la forma della croce greca. E nell'antichità, quando gli antichi, soprattutto all'intorno, diciamo, dell'atmosfera, del periodo del mistero del Golgota, quindi intorno, poco prima del mistero del Golgota e soprattutto dopo, quando gli antichi iniziati percepivano questo simbolo,
quello che vedevano non era, diciamo, un intreccio di lettere, come noi lo intendiamo, ma era l'antica disposizione dei crocifissi sulla croce Tau. Questa pancia che forma la Ro è il corpo del Cristo crocifisso. Nella sequenza del Tarot esiste una carta, esiste un arcano maggiore che rappresenta la crocifissione del Cristo ed è la dodicesima lama dei tarocchi, l'appeso. L'appeso è colui, e l'appeso nella sua forma stessa, la posizione del corpo, non è crocifisso su una croce, ma è il suo corpo che rappresenta una croce. E questa croce è, in particolare, data la posizione delle braccia e delle gambe, le gambe formano un incrocio e le braccia sono conserte dietro, in modo che con la testa formino un simbolo particolare che è il simbolo dello zolfo, anche se rivolto al contrario. Ora, chi ha dimestichezza con l'alchimia sa benissimo che la forma dello zolfo rovesciato, quindi normalmente lo zolfo avrebbe il triangolo sopra e la croce sotto e rappresenterebbe questa fase, questa fase è una fase fondamentalmente sulfurea, quindi di irradiazione di vita, quando viene rovesciata sposta questo suo baricentro, questo suo elemento di croce, di crocifissione, che anche nel simbolo della terra come mistero del Golgota, e lo porta al compimento, lo porta in questa dimensione, la dimensione del mondo, verso il mondo. Questo è il simbolo della grande opera dell'alchimia, cioè della trasmutazione dei metalli vili in oro. Detto in un altro modo, della formazione della pietra filosofale. La pietra filosofale che è contemporaneamente la materia prima, che era tutt'uno con la vita degli dèi, e la materia ultima, cioè quella materia che è compenetrata completamente dallo spirito. Quindi di conseguenza questo simbolo è contemporaneamente il crocifisso e l'appeso dei tarocchi. L'appeso dei tarocchi è come se fosse al centro di questa croce, in cui lo sviluppo è tra l'alfa del mago e l'omega del mondo. Quello che avviene in questa dimensione, che è al di sopra della Tao e della Ro, quindi di questa, diciamo, del simbolo stesso del Tarot, è qualcosa che appartiene all'ultima serie degli arcani maggiori, e che in particolare si riferisce alla dimensione più spirituale dell'uomo, quindi fondamentalmente a quello che è la dimensione del terzo degli spiriti, l'uomo spirito. Abbiamo detto che il triplice triangolo rappresenta dalla prima carta alla settima al sé spirituale, dalla ottava alla quattordicesima rappresenta lo spirito vitale e dalla quindicesima alla ventunesima rappresenta l'uomo spirito. La terza serie è quella che ci narra della parola spirito e dell'acquisizione della stella dell'umanità. Nell'ultima serie della sequenza dei tarocchi abbiamo sia la stella, la carta della stella, che la carta del sole, la parola spirito che risuona dalle altezze. Quindi le possiamo porre in relazione a questi arcani maggiori. Continuiamo riguardo a ciò che Steiner dice in questa lezione esoterica. Oltre alle rose e sette altri simboli sono atti a ornare l'albero natalizio. Il quadrato, che è il simbolo della tetra di umana, corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale e l'io. Il triangolo, simbolo del sé spirituale, lo spirito vitale e l'uomo spirito. E più sopra, il simbolo del tarocco. Quelli che erano gli iniziati nei misteri egizi sapevano interpretarlo e sapevano anche leggere il libro dei morti, che constava di 78 fogli, nei quali erano scritti tutti i segreti del cosmo, dal principio alla fine, dall'alfa all'omega.
i quali si potevano leggere se si riusciva a connetterli, a scambiarli, a combinarli fra loro nel modo giusto. Il libro dei morti conteneva i simboli della vita, che nella morte si estingue per risorgere poi a nuova vita. Chi era in grado di connettere fra loro nel modo giusto i numeri e i suoi simboli riusciva a leggerlo. E questa saggezza riposta nei numeri e nei simboli è stata tramandata fin dai tempi primordiali. Ancora nel Medioevo essa era tenuta in gran conto. Oggi però non ne rimane che ben poco. Nel Medioevo è proprio quando i tarocchi di Marsiglia, che immaginativamente dal punto di vista della raffigurazione sono i più antichi, alcuni dicono che sono i tarocchi italiani di Sforza, ma in realtà dal punto di vista esplicitamente iconografico sono i tarocchi di Marsiglia, appartengono circa al X-XI secolo come rappresentazione per esempio dei vestiti e delle figure stesse, delle figure umane. Di questa conoscenza, immaginativamente, gli iniziati avevano bisogno solamente di un insieme di simboli per poter accedere. Poteva dunque essere proprio il complesso dei simboli che rappresentano l'albero di Natale, questo l'asse verticale e l'asse orizzontale che forma, diciamo, i rami che vanno, si svolgono a spirale, proprio nell'abete dell'albero di Natale, dall'alfa all'omega. Noi dobbiamo immaginare che se questo è il tronco dell'albero di Natale cosmico, dobbiamo immaginare che l'alfa è una rotazione verso l'omega che continuamente, con una spirale, ascende verso il puntale dell'albero di Natale, che spesse volte è proprio la stella. Originariamente è proprio la stella, rappresenta questa stella dell'umanità, al di sopra della quale sta questa stella macrocosmica del divino, l'esagramma. Quindi possiamo immaginare il movimento dei rami che a spirale salgono dal basso verso l'alto e portano l'umanità alla sua destinazione cosmica. Dalla discesa dall'albero della vita alla risalita nell'albero della conoscenza. Questo cammino, che è il cammino che descrivono anche i tarocchi stessi e la scienza dello spirito antroposofica, è un cammino di conoscenza. L'antroposofia è una via di conoscenza. I tarocchi sono una forma immaginativa di via di conoscenza. Leggiamo ancora cosa dice del segno del Tao Steiner. Troviamo poi il segno del Tao, quel segno che ci ricorda la pia religiosità dei nostri lontani antenati, il segno che deriva dalla parola Tao. Prima ancora che esistesse la civiltà europea, asiatica, africana, quei nostri lontani antenati dimoravano nell'Atlantide, che fu poi sommersa dalle acque del diluvio. Nelle leggende germaniche ancora vivo il ricordo di questo continente ora sommerso. Ne parla il mito dei Nibelunghi, dal tedesco Nibelheim, ossia il paese della nebbia. L'Atlantide non era circondata da un'atmosfera di aria pura. Grandi e possenti masse di nebbia avviluppavano il continente, in modo simile a come oggi, in alta montagna si è avvolti da nuvole e banchi di nebbia. Il sole e la luna non apparivano chiari in cielo, erano circondati dall'arcobaleno, dall'iride sacra. L'uomo di allora comprendeva ancora il linguaggio della natura, ciò che oggi parla l'uomo nello scrosciare delle onde, nel mormorio del vento, nel fruscio delle fronde, nello strepitio del tuono, senza esserne ormai più compreso, tutto ciò allora gli era comprensibile. Gli uomini sentivano in ogni luogo che qualcosa parlava loro, nel linguaggio delle nuvole, dell'acqua, delle fronde, del vento, risuonava loro una parola Tao. Questo sono io. L'Atlantide la udiva e la comprendeva. Il Tao pervadeva il mondo intero. Questa è la parola spirito, è la parola del Logos solare che risuona ancora dall'eternità nella dimensione dello zodiaco e dalla dimensione dello zodiaco scende nella sfera solare e dalla sfera solare scende nella sfera terrestre. E i quattro elementi ancora nell'epoca atlantidea risuonavano, vibravano di questa parola spirito che era percepibile dall'eterico degli atlantidei. Da un eterico che non era compresso come il nostro attualmente, che già
si può espandere, ma è compresso dentro il corpo fisico. Era un eterico che era ancora aleggiante al di fuori di quello che era un corpo fisico meno denso di quello attuale, e quindi di conseguenza poteva percepire queste sottili vibrazioni che dalla sfera solare scendevano. Ora arriviamo all'ultimo simbolo, ciò che dice Steiner di questo. Infine, dalla cima dell'albero di Natale ci saluta, per così dire, il pentagramma, ossia tutto ciò che in quanto uomo pervade l'universo. Qui non è il caso di soffermarci sul senso recondito di questo pentagramma. Possiamo però dire che esso ci appare come la stella dell'umanità, in continua evoluzione. È la stella che tutti i savi seguono, come la seguirono in un remoto passato i savi sacerdoti. È il senso stesso della Terra, che nasce nella notte sacra di Natale, quando la somma luce irraggia dalle più profonde tenebre. L'uomo si trova ora in una condizione per cui la luce deve generarsi in lui, per cui una parola significativa deve lasciare il posto ad un'altra parola. Non si dovrà più ora dire che le tenebre non comprendono la luce, si riferisce al prologo di San Giovanni, bensì nello spazio universale dovranno risuonare come una verità queste parole: al cospetto della luce che si irraggia dalla stella dell'umanità, perfino le tenebre si ritraggono e comprendono la luce. Queste parole ci devono risuonare nella festa del Natale. Da essa deve risplenderci una luce spirituale. Dunque è questo il senso della stella dell'umanità: il far sì che le tenebre che hanno avuto ingresso nel momento in cui si è discesi dall'albero della vita, quindi che ci si è distaccati dall'albero della vita e si è entrati con il mangiare del frutto della conoscenza in questo mondo di conoscenza, ma che era carico di forze di morte, diventi invece una comprensione della luce da parte delle tenebre. Le tenebre accolgono la luce e vengono per queste trasformate in una nuova luce, in una nuova luce spirituale portata dall'azione libera dell'uomo, da quell'uomo che si è reso libero dalla sua stessa caduta, dal motivo della sua stessa caduta. E queste sono le forze che derivano costantemente dalla sfera solare degli Elohim. Dunque abbiamo completato la nostra risalita, ciò che Steiner racconta dei simboli natalizi. Abbiamo visto quindi dunque che questa è la vita che fluisce nella conoscenza, e qui abbiamo una conoscenza che rifluisce entro la vita. Di conseguenza vorrei concludere questo incontro e quindi poi salutarvi con l'ultima parte di quanto Steiner ci racconta dei simboli natalizi. Celebriamo dunque il Natale come la festa del sommo ideale dell'umanità, e suscitiamo nell'anima nostra questa fiducia gioiosa. Sì, anch'io sperimenterò in me stesso quella che dobbiamo chiamare la nascita dell'uomo superiore. Anche in me avrà luogo la nascita del Salvatore, la nascita del Cristo. E con questo io auguro a tutti coloro che ci seguono da casa, in streaming, buon Natale, e che questo Natale sia appunto una possibilità per noi di incontrare l'essere del Cristo interiormente, nell'intimità del sacrario dell'anima. Io vi ringrazio, grazie a tutti, e ci vediamo nei prossimi eventi e prossimi video. Grazie ancora.